Ma stavo dicendo, di fatto Brescia è stata precursore sul mondo dell'innovazione dal punto di vista dell'imprenditorialità. È una città che ha, tramite il suo spirito imprenditoriale, è diventata leader a livello internazionale con un export, erano di qualche settimana fa dei dati incredibili sull'export bresciano. Ecco, oggi la sfida è che la tecnologia, in particolare negli ultimi anni, sta totalmente cambiando quello che è l'ecosistema di tutte le imprese, di tutti i settori. E su questo credo che ci siano due temi importanti. Uno, capire come questa tecnologia possa e vada implementata all'interno di tutte le aziende, sapendo e ricordandosi che non è mai un tema di tecnologia in sé, ma è sempre un tema di persone. E proprio su questo noi si parla tanto di ESG e di sostenibilità, ma sul tema ESG la seconda parola dopo environment è la S, è la parte di società, è tutta la parte di persone che sono poi alla base dell'innovazione, che sono poi alla base di qualsiasi cambiamento. La tecnologia sta totalmente cambiando come funzioniamo, sta totalmente modificando come le aziende funzioneranno nei prossimi anni e l'abbiamo visto ancora di più durante il Covid, su qualsiasi settore industriale. L'elettrico lo cambia sul mondo dell'automotive che si citava prima, lo si sta ovviamente cambiando tantissimo sul mondo dei servizi, ma non c'è più nessun settore industriale che in qualche modo non sia impattato da tutto ciò. Ecco, allora la sfida è come ci focalizziamo su queste persone, come ne prepariamo le nuove generazioni da una parte a una sfida del futuro sempre più importante, dove l'università sta facendo tantissimo, ma dove bisogna fare sempre di più, ma dall'altra come facciamo sì anche che l'inclusione sociale sia una delle battaglie da combattere. Perché il rischio, e lo si è visto ancora di più in questo periodo Covid, è che la disoccupazione si sta creando sulle fasce di popolazione più avanti, sugli over 45, che si trovano in qualche modo a metà tra chi prima della pensione può anche non cambiare, non vedersi nel mondo dell'innovazione, i giovani che in qualche modo più naturalmente ci entrano, ma c'è una fascia di popolazione centrale che ne viene impattata per i prossimi decenni. Ecco, allora credo che Brescia debba e possa essere un laboratorio di sperimentazione da questo punto di vista. Noi stiamo lavorando tantissimo proprio sul tema formativo, abbiamo lanciato un master qualche settimana fa su questi temi. A livello europeo, ormai internazionale, lavoriamo tanto, abbiamo formato quest'anno più di 20.000 persone sulle nuove professioni digitali. E credo che però da Brescia possa e debba partire un movimento che dica innovazione sostenibile e soprattutto la sostenibilità della società, delle persone che faranno l'innovazione, che costruiranno la città del domani. E per poterla fare bisogna lavorare su due cose. Da una parte, credo che un po' l'evento di oggi nasca con questo obiettivo, capire cosa vuole essere Brescia tra 30 anni. Non possiamo più pensare di fare programmi a breve termine, dobbiamo cercare di capire che cosa Brescia voglia diventare tra 30 anni. E da questo punto di vista, quale volesse la sua specificità, non possiamo essere tutto, dobbiamo decidere una o più sfide, ma comunque molto poche, che possano diventare la sfida di quella che vuole essere questa città. E dall'altra, provare a ricordarci il tema delle persone, della formazione dei talenti, del reskilling, delle persone che già lavorano e che hanno bisogno di essere reindirizzate a competenze e professionalità diverse. Da Brescia potrebbe e forse dovrebbe partire proprio questo. Abbiamo fatto un esempio di che cosa era fare l'imprenditorialità e costruire aziende che da Brescia potevano esportare in tutto il mondo. Oggi possiamo chiederci come da Brescia possiamo costruire un laboratorio che sperimenta un'innovazione sostenibile, molto legata al talento e alle persone che poi l'innovazione ogni giorno lo fanno. Grazie mille, in bocca al lupo.